Eccoci, siamo in questo appartamento in Piazza Santa Maria in Passione. Allora, qui abbiamo subito questo grande ingresso alla Genovese, molto grande, molto ampio con la finestra. Peraltro abbiamo dei soffitti molto graziosi perché sono molto alti e sono con delle velette, insomma, a volta, quindi caratteristici. È una casa dove ci sono da fare sicuramente alcuni lavori, alcuni sono stati fatti, qui abbiamo un pavimento in graniglia. Allora, quindi questo è l'ingresso alla Genovese. Allora, tanto per diciamo avere un'idea, l'esposizione sull'ingresso alla Genovese è questo, quindi verso questo cortile interno. Non è un caveio, è un cortile interno, non grandissimo, però non è un caveio. E quindi questo è l'ingresso. Proseguendo di qui abbiamo la prima camera, che è una camera da letto molto ampia. Questa è una tramezza, quindi poi nelle eventuali ridistribuzioni, che poi avremo piacere di farvi vedere se venite a vedere l'immobile, che abbiamo fatto fare dagli architetti, ci sono varie ed eventuali modifiche che si possono fare. Comunque, attualmente questa è adibita a una grande camera da letto. Si può poi trasformare eventualmente in qualcos'altro a seconda degli utilizzi. Quindi questa è la camera da letto grande. Qui torniamo nell'ingresso, proseguendo di qui abbiamo questo disimpegno che ci porta a questa grande dispensa, eh? È una dispensa, come vedete, molto grande, molto ampia. Poi, proseguendo, qui sulla sinistra abbiamo la seconda camera. Questa invece è una camera singola, più piccolina. Ci sta, insomma, un letto singolo, come vedete, una scrivania. E qui adesso in questa parte ci sono delle mensole, potrebbe diventare una piccola zona armadio e quant'altro. Comunque, questa è la cameretta singola. Qui l'esposizione è questa, verso via Santa Maria di Castello. Come vedete, questo è il monastero dei Domenicani di Santa Maria di Castello, e qui invece sulla sinistra poi abbiamo Piazza Santa Maria in Passione. Quindi questa è la camera singola. Proseguendo di qui, ritorniamo nella zona del corridoio, abbiamo dritto davanti a noi il bagno, che è stato rifatto completamente qualche anno fa, quindi direi in ottime condizioni. Abbiamo il lavabo con i servizi e un box doccia con la sua finestrella, calorifero d'arredo, quindi il bagno è stato rifatto. Non è grandissimo, ma c'è tutto ed è stato rifatto qualche anno fa. Poi qui andiamo invece nella parte della cucina, quindi abbiamo questa bella cucina abitabile, ampia, che espone su questo lato. Quindi qua esponiamo un po' come l'esposizione dell'ingresso, quindi un'esposizione tranquilla, silenziosa. Ci sono dei cortili, quindi insomma, ripeto, non è un caveglio, ma sono dei cortili con alcuni terrazzi poi al piano terra. Quindi questa è la cucina. Poi, proseguendo di qui, abbiamo questo vano che una volta era una camera, che adesso è stato trasformato in salotto, che quindi è adiacente alla cucina. Qui l'esposizione è la stessa, vediamo delle belle finestre in alluminio con l'apertura normale, l'apertura vasista. Qui l'esposizione è la stessa verso Santa Maria di Castello, verso il convento dei Domenicani. Quindi questa, ricapitolando, è il soggiorno, quello che era una camera è diventato un soggiorno. Questa è questa bella cucina abitabile, ci si mangia comodamente anche in 6 persone. Qui sulla sinistra abbiamo visto prima che avevamo il bagno completamente rifatto. Qui sulla destra la cameretta singola, qui abbiamo questa zona di disimpegno, qui abbiamo questa grande dispensa che potrebbe diventare una cabina armadio per quanto riguarda diciamo la zona della cameretta singola. Come vedete qua un armadio c'è già, quindi questo può essere cabina armadio per la camera singola dove l'armadio non ci sta e in più una dispensa. Poi ritornando qui abbiamo questo bel ingresso alla Genovese, grande. Quella è la porta d'ingresso da cui siamo entrati e qua, dritti davanti a noi, l'abbiamo vista prima, quindi la camera da letto. Ritorniamo qui nell'ingresso e direi che abbiamo concluso.